ci sarà più posto dentro me, ti giuro d'ora in poi, io non so più chi sei, trascinami con te, le tue incertezze, la tua ipocrisia, ma il male che mi fai, non puoi portarlo via, diventerà uno scudo, col quale Di Cataldo. Grazie, grazie. Grazie a te. Il pubblico che guida me, quando riconosce la professionalità di qualcuno, poi dopo è semplicemente un rinfrescare qualcosa che non è mai andata via. Massimo, questa è una canzone che dal 1996 ci interpella, ci martella, e noi possiamo solo chiederti una cosa: partiamo da questa? Se adesso te ne vai, vabbè, e poi dopo ci mettiamo a raccontare, okay, cos'altro hai fatto durante questo periodo. Massimo Di Cataldo. Trascina via con te le tue incertezze, la tua ipocrisia, ma il male che mi fai non puoi portarlo via, diventerà uno scudo col quale mi difenderò da te, e adesso sbatti forte quella porta. Maledico il giorno che ci ha unito, e questo che ti vede andare via, non mi rimane che un saluto, abbasserò la testa e così sia. Oh.
grazie. Io vi vorrei fare vedere, guarda qua, piangono tutti, guardali là. 23 anni a questa canzone. Grazie davvero. Quando uno poi dice perché certe canzoni non hanno tempo, io sono veramente ammirata, Massimo. Grazie. Eri un ragazzino quando arrivi a Sanremo, 1996, questo palco, per carità, insomma, già nell'ambiente eri un grande musicista, però quell'emozione esattamente di 23 anni fa me la racconti? Beh, quella canzone bellissima. Arrivarci con questa canzone è stato anche un po' un percorso, perché inizialmente non era stata forse apprezzata nella prima stesura. Poi la sentì Baudo e al primo ritornello, ricordo proprio, fece questo gesto con la mano sul tavolo, pam, è bellissima, disse così. E quindi poi i discografici si convinsero e presentammo questa canzone e poi eccola qua. Massimo, la tua carriera da quel momento in poi è andata come tu immaginavi, sognavi, volevi? Cosa è rimasto di quel ragazzino un po' tremolante che si affaccia all'Ariston e fa venire giù il teatro dalla bellezza di questa canzone? Ma ancora c'è questa forma di timidezza in qualche modo che cerco di, come dire, no? Dissimulare, no? È un po' anche una caratteristica poi diventata attoriale, perché... Cioè ci marci un po', di la verità, perché susciti la tenerezza delle persone. No, no, in realtà... Guardate qui, forse sei pure più bello di allora, vabbè, io non lo so, ma insomma... In realtà cerco di, come dire, darmi un po' un tono di sembrare un po' più sicuro di me stesso, ma poi... Non te lo dare, rimani come sei. Dopo la pubblicità continueremo a scoprire qualcosa di te. Grazie. Grazie. Noi ci crediamo all'amore, Anch'io, assolutamente. Assolutamente. Per tanti che si saranno chiesti a un certo punto, quando la TV, oppure quando questo sistema, lo chiamano lo star system, no? Comincia un po' a allentare il fiato sul collo degli artisti, uno dice, ma chissà che fine avrà fatto. Massimo Di Cataldo se ne va in giro per il mondo. Tradotto Anime, il tuo album, non so in quante lingue, hai duettato con Yus Sunduro, con i più grandi, te ne vai in Canada. Però continui ad essere anche un musicista molto attento agli altri. Tu hai una tua etichetta discografica? Sì. Raccontaci questa avventura. L'etichetta si chiama Dica Musica, da alcuni anni produce musica, lavora anche per produzioni, ho fatto sigle di cartoni animati, sigle di trasmissioni per bambini... Hai fatto Pocahontas tu, la sigla. Ho cantato Pocahontas molto tempo fa. Quella è Disney. E poi lavoro con dei ragazzi, con dei giovani. Portiamo avanti un discorso che è anche legato alla rivalutazione del patrimonio culturale italiano. La nostra canzone
insomma, quindi mi piace collaborare con le nuove generazioni anche per anche perché è importante per me. Bravo. È uno scambio, il confronto anche con i nuovi stili, con i nuovi generi, insomma. Non te ne sei stato da parte, tra virgolette, non solo hai cominciato a, ad aprirti anche ad altre iniziative, ad altre avventure, ma stai anche lì quando i ragazzi hanno bisogno di te ad entrare. Ti sei saputo mettere in gioco, Massimo. Perché questo signore che abbiamo qua davanti, con non so quante copie vendute, che insomma ha fatto sognare almeno due generazioni e continua a far sognare, a un certo punto dice: io me ne torno quasi in un laboratorio a scuola e bussi alla porta di Mogol. Sì. Solo questo nome fa venire la pelle d'oca. Sì. E io ti immagino da Mogol che con il suo CET sta formando nuove generazioni di artisti. Sì. Arrivi tu. Ma ti avrà detto che ci stai a fare qui da me? Cioè, scusatemi. No, no, cosa? No, per carità. Raccontaci un po' come è andata questa tua nuova iniziativa bellissima che fai. È un amore per quella forma canzone. E per questa letteratura straordinaria e, ho voluto fare un omaggio proprio perché una tra le sue canzoni mi ha colpito quando ero bambino, proprio sì, ragazzino, e da allora ho sempre sognato di poterne fare una mia versione, e quindi nel momento in cui ho cominciato a suonarla dal vivo con la band, è diventato comunque qualcosa che è un arrangiamento, ha preso una sua forma, e allora ho pensato di fargliela ascoltare. E, raccontaci quell'incontro. Tu bussi, toc toc, buongiorno, sono Massimo Di Cataldo, io avrei da fare una cosa con te, grande maestro Mogol. Lui? No, perché ce la devi far vivere questa cosa. Beh, intanto lui è una persona straordinaria, sempre tante idee, come dire, è una persona che arricchisce parlandoci, e ho avuto modo di ascoltare una opera meravigliosa che si chiama La Capinera, che è stata in scena con grande successo al Teatro Bellini di Catania, tratta da Storia di una capinera di Verga. E lui ha scritto le liriche ed è veramente stato un grande onore per Massimo, me. Massimo, ma interpretare, reinterpretare alla tua maniera, cioè non scimmiottare o imitare, un testo di Battisti, fatto sentire a chi con Battisti ha creato tutto questo, non ti metteva in imbarazzo? Insomma, ci vuole anche molta umiltà, o forse un po' di presunzione. Come ti sei accostato? Beh, direi umiltà senz'altro, cioè nel senso che è una, la mia è un'umile proprio, cioè, versione per omaggiare proprio quelli che sono stati i miei punti di riferimento. Massimo, tu sei grande perché sei così umile, davvero. Ora, io pensavo fosse un problema, sai, uno vede, sente intervista. Tu sei davvero così. E vi dico io com'è finita. Quando Mogol ascolta, non solo ti dà quella pacca sulla spalla, e Mogol non la dà a tutti, ma addirittura ti fa incidere proprio al CET, nel suo centro. E tu per questa canzone ringrazi anche tutte le collaborazioni che ti sei fatto al CET di Mogol, perché guardate che con il nastro rosa, credetemi, stiamo parlando forse di una sacra scrittura, tra virgolette, per gli amanti di Battisti. Sentirla da questa voce, da quest'anima, è veramente struggente. Massimo Di Cataldo, con il nastro rosa. Grazie di cuore. Chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarai.
controcanto del pubblico. Grazie. Struggente, potente, e credi sempre all'amore, mi raccomando. Massimo Di Cataldo. Grazie di cuore, davvero. Il mio medico. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Bravissimo. Ciao. Ciao. Arrivederci.